Ragazzi e ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Oggi, visto la grande richiesta su Instagram, se tu che stai guardando questo video non mi segui su Instagram, recupera immediatamente. Ti lascio il nome qui, come sempre. Realizzeremo insieme il Foxy Eyes. Ho realizzato questo make-up il giorno del mio compleanno e boom, siete impazziti tutti. Mi avete fatto tantissimi complimenti in direct e vi ringrazio tantissimo. E mi avete chiesto ovviamente come si ricrea questo occhio alla Barbara d'Urso o alla Bella Hadid. Ecco, io non sono nessuna delle due, però vi posso mostrare come ricrearlo. Prima di passare al video però, ragazze, voglio assolutamente farvi vedere questa piccola collaborazione che ho fatto con il brand Julia. Ve la faccio vedere, ma sicuramente voi starete vedendo il close up. Julia è un brand che crea accessori, gioielli personalizzati e non, potete voi decidere come preferite, e sono argento 925. Ho imparato anche a dire l'argento perché, come sapete, dicevo 950, sono malata. Comunque ragazze, io ho scelto questo modello qui, vi lascerò ovviamente il link giù nell'info box. L'ho fatta personalizzare con scritto mine e tutte le lettere hanno queste micro paiuzze che danno un effetto super luminoso. Inoltre ho scelto la catenina nella colorazione oro, cioè sia in argento, oro e anche rose gold, che è veramente bellissima. Quindi, come potete capire, decidete voi come creare il vostro gioiello. Inoltre non c'è assolutamente la dogana, quindi per chi mi chiederà qui sotto c'è la dogana, no. E per chi non lo sa, l'argento 925 anche sotto la doccia non scolorisce. Infatti ce l'ho su già da una decina di giorni e ragazze, cioè il mio collo non è nero, ecco. Adoro tantissimo. Ho anche un codice sconto per voi che vi lascio giù nell'info box con tutti i dettagli. E ora possiamo passare al video. Come primo step, ragazze, vado ad utilizzare questo siero qui di Nena Organics. Chi mi segue su Instagram sa che io praticamente sto utilizzando solo questo ogni mattina. Praticamente al secondo posto ha l'acido ialuronico, quindi è veramente un'idratazione pura. Ed è arricchito da piccole paiuzze che una volta stese sul viso donano una luminosità assurda. E praticamente una volta che poi stendete il fondotinta avete questa base super luminosa, bellissima. Cioè, guardate che bella la pelle. Cioè, non so se rende in camera, ma è stupenda. Parlando sempre di sieri, voglio anche menzionarvi il siero che sto utilizzando ormai da circa un mesetto ogni sera, perché è un siero prettamente notturno, ed è questo qui di Youth. È un marchio che trovate su Amazon. Il prezzo si aggira intorno ai 18-20 euro, non ricordo bene, ma comunque io vi lascio il link giù nell'info box. Non è assolutamente sponsorizzato, nessuno mi chiede di mettervelo, ve lo straconsiglio perché lo sto utilizzando, lo sto testando e mi sto trovando veramente bene. All'interno è arricchito sia d'acido ialuronico ma anche da vitamina E e retinolo. Per chi non lo conoscesse, il retinolo è importantissimo come prevenzione antirughe. L'acido ialuronico già sapete a che cosa serve, mentre la vitamina E e l'aloe vera servono per mantenere rimpolpata, bella, succosa la nostra pelle. Io lo sto amando alla follia, inoltre è tipo un gel, è particolarissimo come texture. Altra cosa che vi voglio dire, e questa ve la voglio sottolineare, il retinolo è fotosensibile, quindi mi raccomando, è un trattamento solo notte, non di giorno, perché con il sole potete magari macchiarvi il viso. A questo punto passiamo agli occhi. Non vado a fare la base perché ora vedete che poi andremo a pulire il nostro Foxy Eyes. Come base vado a utilizzare un correttore di MAC, questo qui giallino, che sinceramente non so come si chiama perché ho depottato e messo qui. Vado semplicemente con il dito, vedete, molto giallo. Comunque, se avete un correttore sul sottotono giallino, utilizzate quello perché ci serve per schiarire la parte interna dell'occhio. Quindi vado fino a sotto il sopracciglio. Potete farlo sia con un pennello, come preferite. Io vado con il dito perché me lo sfumo molto meglio. E scaldo il prodotto, perché il prodotto in crema va sempre scaldato con un dito, ecco. Dopodiché vado a fissare il nostro correttore o con una cipria o con un color nude, cioè nude panna, e vado con questo qui della Palette Rose Gold Edition di Huda Beauty nella colorazione beige.
lo applico su tutta la palpebra così, in modo molto blando. Questo ci aiuterà appunto a sfumare i successivi ombretti. Ragazzi, ma da quant'è che non facevo video makeup? Io sono curiosissima di sapere qual è il vostro video preferito su YouTube. Vestiti, makeup, cibo. Fatemelo sapere sotto nei commenti perché io ora sono curiosissima, proprio troppo. A questo punto, ragazze, vado con il color Henna, che è tipo un arancionato, con un pennello così angolato. Vedete, sporco perché prima stavo testando i colori. Questo qui è il pennello di Nire Beauty nel numero 202. Io lo sto stramando perché sono belli compatti, precisi. E vado, ragazze, nella parte esterna dell'occhio, un pochino prima che finisce l'occhio. Non so se riuscite a percepire. Comunque, 2 mm prima che finisce il nostro occhio e tiro la linea non verso la tempia, ma più verso il punto alto del sopracciglio. In questo modo qui, piano piano, me lo vado a sfumare e poi aggiungo colore. Mi raccomando, tecnica, aggiungete poco colore alla volta, perché a rimuoverlo non si riesce, ve lo assicuro, a metterlo riuscite sempre. Quindi da metà dell'occhio tiriamo verso su. Con un pennellino un pochino più morbido a penna vado con questo marroncino qui e lo vado a posizionare prima del disegno che abbiamo fatto e lo sfumo. Praticamente il nostro colore di transizione tra il panna e l'arancionato. Lo sfumo verso qui e pochissimo prodotto lo porto anche nella piega fino all'angolo interno, in questo modo, sfumando molto. Dovete veramente sfumare. Perfetto, ragazze, poi andiamo con un eyeliner. Potete scegliere voi che tipologia di eyeliner, il pot con il pennellino col calamaio oppure a penna. Io vado con questo qui, il Subliminal di Astra, io lo straamo. E vado a ricreare una linea a 45 gradi come abbiamo fatto inizialmente, quindi non partendo proprio alla fine, con l'eyeliner che subito poi andremo a sfumare con un pennello a penna rigido con il nero. Non parlo molto perché è una linea che farà il make-up, quindi dovete essere molto precise, cioè nel senso non precise nell'applicare l'eyeliner ma nell'angolazione, perché quello farà il nostro make-up. Vado. Il mio consiglio è mettete uno specchio sotto e capite, una volta che aprite l'occhio, dove finisce il vostro occhio. Una cosa che non faccio è prolungarmi, perché tanto comunque lo farò con il nostro ombretto. A questo punto, dopo averla tracciata, pennellino nero e iniziamo a sfumare, ragazze. Ecco qui, ragazze, armatevi di tanta pazienza perché è una delle cose abbastanza noiose da fare, ma che se fatta bene adoro. Non vi preoccupate, ragazze, se sbavate leggermente sotto, perché tanto poi andremo con una salviettina struccante a rimuovere la parte inferiore. L'importante è che riuscite a fare una sfumatura dell'eyeliner con l'ombretto, quella è la cosa fondamentale. Mi armo appunto di salviettina, ragazze, e faccio questo. Semplicemente questo. Il fondotinta che utilizzo è questo qui, l'Astra Transform Mist, nella colorazione 03, perché sono ancora un pochino abbronzata, quindi sfrutto questa gioia fino alla fine. Qua mi è uscito un signore, qui un'altra signora, va bene, ultimamente praticamente ho più in estetismi che altro, ma mi deve venire il ciclo, quindi tutto normale. E ovviamente con la blend bagnata vado a sfumarlo.
Adoro poi questo fondotinta perché va a coprire ma non appesantisce troppo la base, e come sapete io non amo le basi super pesanti, cioè almeno ultimamente ho avuto dei periodi in cui le stramavo. Boh, poi si cresce, cioè più che si cresce io sono invecchiata, quindi non faccio testo, raga. Come correttore andiamo a provare lui, che è il Born to Glow di NYX. Da pochissimo mi è arrivato, saranno forse 3 giorni, infatti è nuovo. Ho preso la colorazione Natural 07 e vado a schiacciare. Come tono ci siamo? Ok. Non so che coprenza ha, ma io ho abbondato, vabbè, ok. Vado con la blender e faccio attenzione alla fine. Fisso tutto poi con Lairi, che è la Velvet Skin Loose Powder, nella colorazione 02, quindi ha un minimo di sottotono. La sto utilizzando ora che sono ancora un minimo abbronzata, perché altrimenti poi non la posso sfruttare, ma mi sta piacendo tantissimo, ragazze, fa un baking sottilissimo, bellissimo. Vado a picchiettare fino alla fine, stessa cosa di qua. Picchietto le zone in cui il prodotto mi può andare nelle pieghe, quindi sottooculare, naso labiale, perché ho un'età, ragazze, quindi si fa sentire. Dove ho il brufoletto? E sul naso. Contouring con la Skin Bronzing Soft Revenge. Top. Top. E anche questo pennello che mi ha super meravigliato, sempre della linea Nire 102. Top. Cioè, non so spiegarvelo, è tipo un color freddo ma non troppo grigio. È bellissimo perché poi non è super super matte. È tipo, non è shine, non ve lo so spiegare, ha un effetto particolarissimo, tipo un satin. Ultimi due step, blush e illuminante. Vado con lei, la Glow Garden Face Palette di Astra nella colorazione Peach. Cioè, ragazzi, amo alla follia, troppo. È tipo un color shine, assomigliano molto a quelli di Nabla, soltanto che costano molto meno. E avete anche il mio codice sconto non affiliato, quindi io non ci guadagno nulla, del 20% con scritto Miriana20 su qualsiasi ordine Astra. Quindi ve lo lascio giù nell'info box. Cioè, questo è il blush, ragazzi, guardate quanto è bello. Cioè, bellissimo. Illuminante. Guardate, guardate. Ovviamente a me piace molto, eh? Cioè nel senso, potete anche farlo un pochino più soft, io sono malata di illuminante. Fisso tutto sempre con un nuovo prodottino di NYX che mi è stato inviato, questo qui, il Matte Finish Setting Spray. Sono curiosa di vedere quanto matte sia, però sapete che io non amo l'effetto matte. Che bello lo spruzzo, ragazze! Super consigliato lo spruzzo, perché è sottilissimo, adoro. E ovviamente il setting spray vi aiuta anche a rimuovere la polverosità che avete creato con tutti gli strati di cipria, contouring, blush, bla 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 bla. Questo vi dà un effetto proprio smoothie, bellissimo. Con il pennello sporco, ragazze, e il primo colore vado leggermente a fare un'ombreggiatura qui, ma proprio leggera, nella parte infracigliare sotto. Cioè, non ho neanche intinto il colore, era sporchissimo del colore che avevamo prima. Ecco così. E ora vado a fare gli ultimi due step off camera, vado a mettere le ciglia finte e aggiungo anche il Liquid Love nuovo di Clio nella colorazione 90-210. La stramo alla follia, raga. Cioè, bellissimo, e torno con il look finale. Eccomi tornata con ciglia finte e rossetto. Oltre al rossetto, ragazzi, ho aggiunto anche la matita di Wycon, la 45 Chocolate, esternamente per dare un effetto un pochino più rimpolpante. E per quanto riguarda le ciglia, se vi state chiedendo che ciglia sono, sono queste qui di Shein, fate un po' come vi pare, che costano 1,50€ tutte queste. Cioè, sono pazzesche, favolose, bellissime. E questo è il look finale, ragazze. Se lo ricreate, mi raccomando, mandatemi le vostre foto su Instagram, taggatemi,
fatemelo sapere. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ovviamente di seguirci anche qui su Instagram, dove siamo molto molto più attivi. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi e ragazze! Ciao! Mamma, è sempre più bello, che fascino! Che piedi!